La storia è sempre la stessa, Napoli invasa dai turisti, ma Napoli che si presenta con un pessimo biglietto da visita, come vedete ancora continuano questi, fa specie anche definirli mercatini, si tratta come vedete di stracce di materiale di dubbia provenienza che viene comunque esposta qui al pubblico occupando praticamente la sede stradale. Non c'è verso di educare al senso civico queste persone perché sostanzialmente non vogliono comprendere e capire il danno d'immagine che arrecano alla città. Prima sostavano addirittura all'arrivo degli autobus provenienti dall'aeroporto che scaricavano turisti, con queste mercanzie indecenti occupano la sede stradale impropriamente. Per un po' di tempo, a seguito di una serie di manifestazioni, vigili urbani, presidi di polizia ci sono stati. Come tutte le cose, ma come anche normale che sia, vengono chiaramente poi torna tutto com'era. Ma che lavora? Non puoi lavorare così, questo non è lavorare. Quindi la città purtroppo ci perde in immagine, ci perde sicuramente anche in dignità. Non è un bellissimo biglietto da visita che si offre a chi arriva a Napoli, a chi spende, a chi investe in questa città, e quindi praticamente sarebbe utile che l'amministrazione comunale si assumesse la responsabilità, ma anche chi ha la responsabilità per la sicurezza dei cittadini facesse la stessa cosa. Siamo appunto con alcuni commercianti, imprenditori del Corso Meridionale, zona altamente colpita da questa invasione di extracomunitari e quindi di abusivismo dilagante. Intere aree dei marciapiedi della città sono coperte, siamo in compagnia di un operatore commerciale del posto. Quale disagio e quanto disagio? Dove che a volte le persone devono passare per strada, che non possono stare nemmeno camminare sul marciapiede, devono passare tra le macchine. Quindi anche con grande rischio per l'incolumità? Sì, no, mi è capitato che qualcuno a volte ha rischiato di essere buttato sotto da una macchina. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.